cominciato i vlog. Sono troppo felice di questa cosa, soprattutto del fatto che sto di nuovo registrando qua, nella sala di uscita di casa mia, dove registravo anche quando andavo a scuola, quindi sono happy. Sto aspettando l'autobus, infatti eccolo, sta arrivando, quindi dopo vi racconto cosa sto andando a fare e perché sono le 8 del mattino. Ok, vi stavo dicendo prima perché sono fuori a quest'ora. Sono fuori a quest'ora perché oggi vado a cominciare un percorso di ripetizione con un bambino e quindi diciamo che gli avevo detto alle 9, abita un po', diciamo, lontano da casa mia, cioè non troppo, ma col traffico e tutto ci vuole un po'. Adesso sono arrivata ma sono in anticipo, quindi ho tempo di parlarvi due minuti. Oggi faccio ripetizioni fino alle 10 e poi dovevo andare da Lori, ma abbiamo rimandato domani perché praticamente, okay, scusate l'interruzione, perché praticamente avrei dovuto lasciare il cane da solo tipo 7 ore. Quindi ho detto vabbè, preferisco tornare a casa oggi, magari mi dedico ad altre cose, tipo devo andare un attimo a fare un po' di compagnia a mia nonna, ad aiutarla a fare un lavoro, quindi insomma magari userò questo tempo per quello. Ho dei capelli che ragazzi veramente non si possono guardare, ma c'è un motivo, il motivo è che non li lavo da 4 giorni. È una cosa schifosa, lo so, però non ho avuto assolutamente il tempo. E detto ciò, io vado verso, perché sono le, non riesco a trovare il telefono, aspettate un secondo, 8:40. vabbè, devo stare alle 9 in realtà. Vabbè, adesso mi incammino un po' e vediamo soprattutto dov'è questo posto. Forse, ora che ci penso, ci sarebbe un autobus che arriva direttamente in questa via e che mi evita di fare, vediamo, sì, e che mi evita di fare tanta strada a piedi, perché io prendo un solo autobus, arrivo qua, diretta, però arrivo tipo nella principale, poi a piedi devo farmi non so quanto, perché non so dove sia il numero appunto dell'abitazione che vi devo raggiungere. E ci sarebbe un autobus, però secondo me non conviene prendere 2 autobus invece che uno soltanto per fare quei 10 minuti in meno a piedi, ma anche meno. Non lo so, a che numero siamo? Devo arrivare al 40 26. vabbè, fra un po' ci sono. No, direi che non conviene assolutamente. Stamattina sono partita molto per tempo perché appunto non sapevo nulla, ma le prossime volte, a parte quando verrà a casa mia, partirò tipo 40 minuti prima, non un'ora prima. Vabbè. Altre cose, niente, sono felicissima di essere tornata con i vlog, mi mancavano troppo e non so se ve l'ho già detto prima, non credo, voglio farli tutti i giorni fino almeno a ottobre, perché sì. E quindi niente, queste sono le novità. Voilà, ho finito ora. Il ragazzino è molto intelligente, non mi aspettavo così tanto. È un ragazzo indiano, cioè di papà indiano, che però ha vissuto in Russia e adesso in Italia, quindi sa un sacco di lingue, è super intelligente, e però appunto il francese è un po' così, insomma, ha bisogno di qualche mano. E quindi appunto io gli do una mano a impararlo. Sono appunto molto happy perché mi sono trovata bene, insomma è importante quando si fanno ripetizioni trovarsi bene. Io non è la prima volta che ne faccio, anzi sta diventando una sorta di lavoretto,
quindi sono felice. Basta, adesso vado a casa dal mio cucciolo e vedremo cosa farò oggi. Sto entrando ora in casa e voglio farvi vedere la reazione di Artù, perché ogni volta vi giuro che mi sciolgo troppo. Comunque ho la sciarpa perché in autobus c'erano i pinguini e anche il Polo Nord. Lasciate stare la mia acconciatura, ma mi sono lavato i capelli e sto cercando di farli un po' asciugare e magari senza bagnare il cuscino, quindi non sono pelata. E scusate per il buio, ma sono in sala, sto guardando in realtà un video di Lea Pastello, che ho visto dalla mia compagna di classe l'anno scorso. In realtà io non seguo, però questo qua è un back to school, quindi vabbè, lo guarderemo. E poi ho messo in silenzioso la TV, che è su Real Time. Sono le 11:44 e quindi adesso finisco di vedere questo video, guardo un po' di TV e fra un po' mangio, perché oggi stranamente ho una grandissima fame. Vabbè. Allora, eccomi qua, sono in cucina dove mi sto preparando la pappa. È prestissimo, sono le 12:20, ma stamattina appunto, avendo fatto colazione molto presto, adesso ho una gran fame. E mi sono legata i capelli perché si stanno cominciando ad asciugare bene, quindi cominciano ad essere un po' super gonfi. E cosa volevo dirvi? Volevo ricordarvi ovviamente l'incontro di sabato in Duomo alle 3:30, mi raccomando, davanti alla Mondadori, ma ve ne ho parlato meglio nel vlog precedente a questo. E basta, in realtà basta. Altre cose che volevo dirvi non me le ricordo più. Sì, dopo voglio farvi vedere una nuova cosa che ho messo sulla scrivania, e nel vlog di domani il tema principale, ve lo posso svelare, sarà la mia valigia, quindi che valigia porto questo weekend a Milano, come la organizzo, eccetera. Sarà un vlog normale, ma il tema principale sarà quello. Sapete che io tendo a dare appunto i temi principali ai miei vlog. Il cane è lì che dorme e io sto guardando Real Time ovviamente. E ma come ti vesti? Ok, è soltanto l'una e mi fa troppo strano avere già finito di mangiare. Il mio telefono è, non so se vedete, all'1%. Direi che è il caso di metterlo sotto carica. Ok, non so voi, ma a me non capita quasi mai di fare scaricare tanto il telefono. Tanto secondo me fa bene, fa molto bene, perché la batteria ad essere sempre aiutata, dopo un po' si scarica e si rompe. Ok, aspettando che si scarichi nei video da editare, voglio farvi vedere appunto la new entry di cui vi parlavo praticamente. Oddio, scusate. Tutto è nato dal mio desiderio di utilizzare questi, che, aspettate, sono praticamente i memo pad, no, non mi ricordo, boh. E non sapevo come usarli perché non sono sticker ma sono dei foglietti proprio, e quindi nel cassetto erano un po' scomodi. Quindi ho detto, ma ci vorrebbe uno di quei contenitori di plastica trasparenti per questi.
Alla fine ho smembrato il mio porta burro cacao, ne avevo un altro tipo di riserva e ho usato quello. E ho deciso di mettere questo qua sulla scrivania. Quindi ho messo qua i miei memo, super comodi quando voglio strappare, sono qua. Post-it, sempre comodi. Qua dietro gli evidenziatori che uso di più in assoluto, soprattutto in questo periodo che stavo studiando. Crema per le mani, gomma di Tiger qua sotto. E qua, diciamo, il burro cacao che uso in questo periodo, barra che sono già stati, come si dice, aperti, usati. Avete capito, insomma, questi qua. Tutti gli altri invece sono nell'altra scatolina che ho usato. E niente, mi piace molto, se devo dire la verità. Mi piace davvero tanto perché, tra l'altro, fa un sacco di luce. Vabbè, a parte questo, sul bianco fa molta molta luce. Mi piace. Approvato. Scusate, vorrei farvi notare quanto sta comodo il mio cane. Con la testa a metà al sole, quindi al pelo super caldo e comodamente appoggiato sulle mie gambe. Devo dire che sta proprio una pacchia, vero? Quanto vorrei stare come lui. Sarebbe davvero carino. Vabbè, comunque ho editato la miniatura del video decluttering che prima o poi vedrete, ma non si sta salvando. Allora ragazze, dunque, ho fatto appena ora una live, così molto scioccata, molto casalinga, però vabbè. Sono le 7, penso però che chiudo ora il vlog perché mi sembra che sia durato già abbastanza in generale. E comunque ci vediamo con quello di domani, anzi, comunque i vlog di sabato e domenica li vedrete poi lunedì, perché chiaramente io sono a Milano e non ho il computer portatile, quindi sabato vedrete il vlog di venerdì. E domenica vedrete un video normale, penso questo qua sulla cancelleria che ho girato oggi, cioè che ho editato oggi. E detto ciò, io vi saluto, vi mando un mega bacione, noi ci vediamo appunto domani con un nuovo vlog dove farò finalmente la valigia. Mi raccomando, ricordatevi dell'incontro di Milano, perché per voi è domani, cioè sabato 16. E basta. Ciao!